In a given year, each European citizen produces 5 tons of waste, which could be reused, repaired, or recycled. In March 2020, the European Commission presented, as part of the Green Deal, a plan of action for a new circular economy that would include the design of products that are more sustainable, the reduction of waste, and the granting of increased power to citizens, as in the case of the right to repair. Last year, the European Parliament approved the new plan for action for a circular economy, requesting additional measures to be achieved by the year 2050. A zero carbon emissions economy, which is environmentally sustainable, free of toxic substances, and totally circular. The circular economy is a model of production and consumption which entails sharing, reusing, repairing and recycling materials for as long as possible in order to contribute to reducing waste to a minimum. This approach extends the life cycle of products, in contrast with the traditional linear economic model based on the typical sequence of mining, producing, using and throwing away. We face an ever greater demand for raw materials, but also a scarcity of resources. Many raw materials and resources of key importance to the economy are limited in quantity, making it impossible to satisfy the growing demand of the world population. In this sense, several EU member states depend on other countries for supply. The effect on the climate cannot be overlooked, given that mining procedures and the use of raw materials have an enormous impact on the environment, leading to higher energy consumption and CO2 emissions. The transition to a more circular economy would bring it numerous advantages, including reducing pressure on the environment, providing raw materials that are more sustainable and safe, increasing competitiveness, promoting innovation and economic growth, creating jobs. It is estimated that the circular economy could generate 700,000 new jobs in the EU by 2030. Il rispetto per l'ambiente è uno degli ambiti su cui Marina Doric ha lavorato di più. Nel 2011 abbiamo ottenuto la bandiera blu, vessillo che abbiamo conservato in tutti questi anni, e nel 2016 siamo riusciti ad ottenere la certificazione ambientale ISO 14001. Abbiamo una raccolta differenziata piuttosto spinta, 2 aree ecologiche che servono soltanto per i locali commerciali e le utenze di terra. Davanti ad ogni cancello dei pontili, e quindi tutti i 23 pontili di Marina Dorica, sono presenti delle isole ecologiche che servono soltanto appunto alle imbarcazioni e ai diportisti. E poi abbiamo un'isola ecologica che invece serve per i rifiuti speciali. La città di Ancona ha avuto il beneficio dal progetto Ecomap su più livelli, dal livello della ricerca scientifica, perché si è potuto approfondire la conoscenza della zona del Conero, la zona di Marina Dorica, dove effettivamente in futuro si potrà pensare l'ampliamento del waterfront, cioè il collegamento tra Ancona e Torrette, che sarà la zona, diciamo, della Ancona del futuro. Il beneficio immediato viene dalla possibilità dai diportisti di Marina Dorica di usufruire di sistemi di smaltimento di quello che può essere rifiuto creato in barca in maniera del tutto sostenibile. I rifiuti marini sono un enorme problema per l'ecosistema e sicuramente c'è necessità di identificare strumenti che possano consentire di mitigare, se non altro, questa problematica. Esiste un nuovo strumento normativo di recente approvazione, il cosiddetto decreto salvamare, che consente di fornire nuovi strumenti e incentivi tali da poter generare nuove procedure, nuove pratiche votate all'economia circolare, che consentono quindi all'operatore di pesca di recuperare i rifiuti, sbarcarli e consentire quindi a questi una seconda vita. Come Lega Ambiente ci continueremo ad impegnare nell'ambito dell'economia circolare facendo formazione e informazione, collaborando con cittadini, enti locali, centri di ricerca e tutti quei stakeholder che sono interessati da questo tema, per collaborare insieme e fare insieme quella rete di soggetti che
rende fattibile nel concreto l'economia circolare sui territori. L'economia circolare è un'economia che sviluppa in filiera. L'attività di comunicazione dell'Ancona Ambiente nei confronti dei cittadini è un elemento fondamentale per poter ottenere delle buone performance di raccolta differenziata della città. Dalla pubblicità alle grandi campagne di comunicazione e anche utilizzando le nuove tecnologie, comprese le app. I rifiuti sono oggi come mai una risorsa imprescindibile per lo sviluppo di un'economia sostenibile. La plastica, tanto per fare un esempio, è una materia prima seconda eccezionale per la costruzione di nuovi prodotti. Il vetro ha la possibilità di essere riciclato all'infinito. Fate una buona raccolta differenziata perché così potremo avere delle materie prime illimitate. Adriatic Oli opera con Ancona Ambiente in collaborazione con il Comune di Ancona nella raccolta differenziata degli oli vegetali esausti. È un rifiuto liquido, se disperso ce lo troviamo nel mare. Inquina le falde, impedisce il nutrimento della flora, impedisce anche la traspirazione tra mare e aria. La raccolta differenziata degli oli permette di fare un'attività di recupero attraverso la produzione di biodiesel, per cui possiamo immaginare un trattore nel campo che fa la raccolta delle olive, queste olive diventano un olio, questo olio diventa un olio fritto, per cui un rifiuto, il rifiuto lo raccogliamo, lo rigeneriamo e andiamo a fare una trasformazione appunto di biodiesel.